Allarme stamane nella piscina Jacarandà in via Procaccini a Milano a causa di intossicazioni. Il 118 ha reso noto che le persone coinvolte, valutate sul posto dal personale di Areu, sono 41, di cui 28 bambini e 13 adulti, mentre 11 sono le persone trasportate in ospedale, 5 bambini e 6 adulti, tutti con sintomi respiratori, tosse e irritazione delle vie aeree, e tutti in codice verde, tranne 2 adulti in codice giallo. Il 118 è intervenuto con un mezzo per le maxi emergenze e 7 ambulanze. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la protezione civile. Grande apprensione e preoccupazione da parte dei genitori dei tanti bambini presenti nella struttura. Tutto è successo poco dopo le 11, verso la fine di una sorta di saggio dei bimbi della scuola di Via Sardegna. I piccoli erano accompagnati da insegnanti e istruttori in acqua, oltre che dai genitori che guardavano dalla vetrata. Secondo quanto riferito dai soccorritori, sembra che l'intossicazione sia stata causata dall'esposizione al cloro. Si sarebbe verificata una fuoriuscita accidentale dell'agente disinfettante, che successivamente pare poi sia stato diffuso dal condotto di aerazione della struttura. I 28 bambini, tutti tra i 3 e i 5 anni, hanno manifestato bruciore agli occhi, tosse e nausea e sono stati trasferiti in un'area triage allestita dalla Croce Rossa e dai Vigili del Fuoco. Anche i 13 adulti che si trovavano nella struttura sono stati evacuati. Sul posto sono arrivate le ambulanze e le automediche. Alla fine dei 41 coinvolti, 11 sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso. La piscina è attualmente chiusa, riaprirà l'attività domani o al più tardi giovedì.